Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio farvi vedere tutti i miei prodotti body care che ho terminato. Quindi vedremo saponi mani, bagnoschiuma, creme corpo, qualche integratore, qualche cibo, diciamo, vitaminizzato, ecco, qualche prodotto per la cura orale. E voglio lasciare da parte i prodotti per la skin care, per il viso, fare un video dedicato e poi voglio fare anche il video sui profumi terminati perché ne ho 7-8. E quindi ho deciso di dividere il video in più parti, anche perché la busta è stracolma, quindi devo sbrigarmi a fare questo video perché anche questa volta mi ero ripromesso di girare il video in maniera più frequente rispetto al passato e anche questa volta non ce l'ho fatta, causa ritmi di lavoro allucinanti, ferie e quant'altro. Parto subito dai saponi per le mani e parto da questo detergente per le mani preso da Todis. Questo qui l'ho pagato intorno a 1 euro, all'arancia e cannella, e ha un profumo buonissimo, appunto di arancia e cannella. È un mezzo litro e mi è piaciuto perché lava bene, non attacca le mani, non le secca, è abbastanza delicato. Lo metto sul lavandino della cucina e ci lavo le mani e va anche a minimizzare gli odori dell'aglio, del pesce e quant'altro. Poi, bibitone da 2 litri preso da Risparmio Casa, questo qui ce l'ho ancora tanto così nel dispenser in bagno e è buonissimo, l'ho pagato 0,99 centesimi. E quando trovo questi boccettoni li prendo perché costano una cavolata, sono molto efficaci, hanno degli ottimi profumi e sono buoni, mi trovo bene, non ho mai avuto problemi di mani secche. Questo è al muschio ed aloe. Quello che si sente maggiormente è l'odore di muschio bianco. Sì, sembra praticamente il muschio bianco dei Tesori d'Oriente, proprio identico spiccicato il profumo. Lava bene, non secca le mani, sgrassa abbastanza, mi è durato un sacco e costa una cavolata. Quindi se li trovate in offerta ve li consiglio perché, voglio dire, convengono. Poi ho finito questo gioiellino di Faberlic, è un lavamani al frutto della passione e carambola? Non mi ricordo, sì, carambola e frutto della passione, è un 200 ml. Vedete? Era sotto forma di crema e ho detto sto coso mi durerà 5 giorni. In realtà mi è durato 3 settimane, sempre messo in cucina questo qui sul lavandino. Allora, innanzitutto la profumazione è qualcosa di spaziale, cioè sembra un succo di frutta. Ha un odore fruttatissimo all'ennesima potenza. Buonissimo. Poi è super concentrato. E quindi ne bastava proprio una goccia, perché una volta ho fatto un pump pieno, sono stato 3 ore a sciacquarmi le mani perché è concentratissimo. La formulazione anche è molto delicata, sì, arricchito con glicerina, pantenolo e vari estratti di frutta. È formulato benissimo, mi piace, mi è durato tantissimo. Io questi, se dovessi rifare un altro ordine Faberlic, che credo che farò intorno a dicembre, sicuramente li riprenderò. Altro sapone per le mani terminato è questo qui all'olio d'argan di Mau, no, Risparmio Casa. Il profumo è buonissimo, molto simile alla linea Méharé di Herbolario, quindi ha un profumo orientale, 2 litri, anche questo pagato 0,99 all'Eco Pack. La formulazione anche di questo non sembrerebbe troppo delicata, però io vi devo dire che non ho mai avuto nessun problema. Altro sapone, mani e viso, Risparmio Casa, questo qui da 1 litro, alla fragola e vaniglia, buonissimo anche questo qui, anche questo mi è durato un sacco e ha il profumo di fragola, un profumo fruttato all'ennesima potenza, buonissimo, sgrassa bene, non aggredisce le mani, costa una cavolata, questo sempre pagato 0,99 ed è 1 litro, mi sembra di avervelo già detto. Super consigliato, se li trovate ve li consiglio perché sono tutti buonissimi. Passiamo ai bagnoschiuma, argomento che io adoro tantissimo. Terminato questo Tesori d'Oriente, questo doccia schiuma da 250 ml. Questo l'ho portato con me in vacanza in Trentino. Allora, non avevo sentito la profumazione, che è una profumazione orientale leggermente speziata. Secondo me è un bagnoschiuma che andrebbe utilizzato d'inverno, comunque con il freddo, perché la fragranza è molto avvolgente e calda, però devo dire che non l'ho disdegnato perché anche lì non è che facesse così caldo. È buonissimo, mi piace perché la fragranza rimane sul corpo abbastanza. È delicato e mi piace, sì, ve lo consiglio. Sicuramente nel tempo acquisterò altre fragranze. Poi
Una meraviglia, terminato di equivalenza, questo è il bagno schiuma del profumo 189, 250 ml, ed è il dupe di Light Blue Dolce & Gabbana da donna. Mamma mia, allora questo l'avevo comprato l'anno scorso perché c'era una promozione, mi sembra che costasse 3,90 euro, 4,90 euro, con l'acquisto di un profumo c'era il bagno schiuma abbinato in offerta. Buono, questo l'ho tenuto in doccia sia l'anno scorso, l'ho finito quest'anno in estate con il caldo torrido perché ha una fragranza agrumata all'ennesima potenza, frizzante, erbacea, buonissimo ragazzi, bagno schiuma di equivalenza, ve li consiglio tutti perché le fragranze durano nel tempo, sono veramente buonissime. Questo addosso mi durava un'oretta, un'oretta e mezza, anche se sopra magari ci applicavo una crema corpo, veramente buonissimo, sicuramente li ricomprerò. Quando staranno in offerta di nuovo li riprenderò sicuramente. Poi, terminato di balea, questo qui al limone e vaniglia, buono, mi è piaciuto. Allora, la profumazione mi è piaciuta, ma a me i bagnoschiuma a balea non piacciono perché sono cremosi, quindi sono un po' difficili da risciacquare. Quando insaponate e sciacquate, la mano non stride, quindi come posso dire, sembra come se avete uno strato di crema idratante. Io questa cosa non la sopporto, ma non solo con i balea, anche con i Dove e con tutti gli altri bagnoschiuma per pelli delicate. Preferisco piuttosto avere la pelle super sgrassata dopo la doccia e applicare una crema corpo piuttosto che avere questa sensazione di viscido sulla pelle. Il profumo è buonissimo, costa 0,99, ma non mi piace perché non si sciacqua bene. Poi terribile, veramente schifosissimo, non so manco io perché l'ho comprato, questo fa parte degli acquisti di 4-5 anni fa quando mi ero spostato un po' più sul bio, ma cioè tornassi indietro non lo ricomprerei assolutamente. Phytorelax Fiori di Bac 500 ml ed era un bagnoschiuma in gel trasparente. La profumazione adesso non so se era andata male questa qui, ma mi ha fatto schifo, cioè non voglio girarci troppo intorno. Non mi piace, sa di dopo barba, ha un odore erbaceo forte, pungente, non mi piace proprio, mi sa di denim del dopo barba di mio nonno, assolutamente no, non mi piace, non ve lo consiglio, ah, soprattutto non schiumava, non si sciacquava bene, non mi piace proprio, bocciatissimo, mi stava a strozzare. Mentre mi è piaciuto questo di Phytorelax al burro di karité, sempre un 500 ml. Questa era una crema detergente. Ah, non, mi sono dimenticato di dirvi che questo è finito fuori in giardino come lavamani perché l'ho usato una volta sul corpo e mai più. E mi creava anche prurito sulla pelle, quindi no. Questo invece l'ho utilizzato sotto la doccia. Era proprio una formulazione in crema, ma si sciacquava bene, quindi mi è piaciuto. Anche il profumo. Era un profumo talcato, leggermente vanigliato. Sì, ve lo consiglio se lo fanno ancora. Non lo so se lo fanno ancora. Anche questo preso nei momenti miei di acquisti bio, che non farò mai più. E questo mi è piaciuto. Sì, questo mi è piaciuto abbastanza. Poi, finito pochissimo tempo fa, questa Eco Ricarica di Balea, crema doccia, buono, delicato. Buona la formulazione all'aloe al terzo posto dopo il primo tensioattivo, quindi è stato molto delicato. Unica pecca è che non aveva praticamente odore. Un odore insulso che a malapena si sentiva. È un 500 ml e a me, quando io mi faccio la doccia dopo una giornata lavorativa o dopo una giornata che uno è stato indaffarato in mille cose, per me la doccia è un momento di relax e anche il bagnoschiuma con la sua fragranza o con la sua consistenza deve aiutarmi in qualche modo a scaricare la tensione. Per me la doccia è un momento di coccola, quindi se non mi piace la consistenza, non mi piace il profumo, non mi piace come lava, a me me girano, quindi sicuramente eviterò di fare acquisti così alla cieca in futuro perché poi mi stranisco sotto la doccia. Poi invece questo l'ho amato tantissimo. Bionsen, dermoprotettivo con minerali marini, 750 ml, preso a 1,50 euro, forse da Esselunga. Questo l'ho preso 2-3 anni fa, l'ho lasciato lì, non l'avevo aperto. Ma il profumo di questo bagnoschiuma, cioè non potete capire. Ricorda le fragranze degli anni 90, quindi un profumo talcato. No, non è talcato. È acquatico.
Pulito, semplice, veramente rilassante, buonissimo. Era la formulazione in gel, lavava benissimo, sgrassava, si risciacquava in un attimo, mai avuto problemi. Questo sicuramente lo riprenderò. Adesso non so se riprenderò il boccettone grosso, ma sicuramente quello piccolo lo riprendo perché la fragranza mi ha portato proprio indietro negli anni e quindi è come se fossi ritornato bambino e mia mamma mi faceva il bagno dopo che eravamo stati in spiaggia al mare, quindi veramente buonissimo. Oh, adesso vi faccio vedere tutti i bubble bath di Avon terminati. Allora, il primo da 500 ml Spring Bouquet, che non è altro che lo Spring Flower. Non so se acquistate bubble bath da tanti anni, ma il profumo è esattamente identico allo Spring Flower. Spring Garden, insomma, è quel profumo, è un profumo floreale. Leggermente verde, buono, rilassante, fresco, vi dà la carica, vi rimette buon umore, veramente buonissimo. Poi ho terminato Peach Velvet, questo è uscito da pochissimo e è un profumo fruttato e vanigliato. Veramente, veramente buono, mi dovete credere, ragazzi. Allora, innanzitutto era una crema, non era in gel, ma poi il profumo sa di caramelle alla pesca. Le solite che vi dico sempre, quelle degli anni 90, quindi dure con il cuore morbido, è lo stesso identico spiccicato odore. Buonissimo, buono, cioè farsi la doccia con questo bagnoschiuma è proprio un momento di godimento, fruttato, avvolgente, caldo, veramente buonissimo. Questo invece risale all'epoca preistorica, me l'ha regalato una mia amica Alessia, ciao Ale. E lei era presentatrice Avon nel lasso di tempo che non lo sono stato io, poi io ho ricominciato e lei ha lasciato, non c'è se la può fare lasciare Avon. Sempre da mezzo litro me l'aveva regalato lei quando ha fatto fuori tutti i prodotti un po' più datati e questo risale sicuramente intorno al 2008-2009. Allora, adesso io non so se si era svaporato come profumazione, però anche questo è vaniglia e pesca. Però la profumazione era molto meno intensa rispetto a questo qui. Ma era anche diversa, io ho preferito molto di più il nuovo piuttosto che questo qui. E questo qui no, non mi piace, l'ho finito a fatica e meno male che non lo fanno più. Poi terminato uno dei grandi classici, quindi Jasmine, Gelsomino e come vi dico sempre, secondo me questo bagnoschiuma assomiglia molto ad Alien, quindi ha un profumo floreale, misterioso, notturno. Avvolgente e caldo, secondo me da utilizzare primavera, autunno, inverno perché d'estate potrebbe essere un po' troppo avvolgente, quindi boh, lo preferisco in autunno, inverno, non mi veniva la parola, e di questi ce n'ho ancora tantissimi. Poi, meraviglia delle meraviglie, Soft Pink, io ne ho alcuni parecchi nello sgabuzzino ammassati prima che Avon lo togliesse. Adesso ho visto che l'hanno rimesso in catalogo, voglio riprendere, anzi mi sa che già l'ho ripresa una confezione perché voglio vedere se la fragranza è la stessa perché hanno cambiato il talloncino, non so se hanno cambiato la fragranza, nel caso vi farò sapere perché tanto il pacco mi deve arrivare proprio a giorni e questo è un grande classico. Mi pareva strano che l'avessero tolto perché questo bagnoschiuma ci avrà, penso, non lo so, 30 anni? Lo producono da 30 anni? Non lo so. E ha un profumo talcato, fiorito, pungente. Proprio vi rimette al mondo. Quando vi fate la doccia con questo qui, il bagno profuma per un'ora e mezza. E poi ho terminato questo da 1 litro, Luxury Florals. Buonissimo, mi è piaciuto un casino. Più che Luxury Florals, io direi Luxury Fruits perché è un bagnoschiuma che sa di lampone, vaniglia, lampone, vaniglia, frutti rossi. Io i fiori qua non ce li sento quasi per niente, ve lo consiglio assolutamente. Non mi ricordo se lo fanno ancora, è veramente buonissimo. Mi sa che di questo qui ho l'unica confezione, è questa che ho terminato perché ho smesso già l'altro anno di prendere. Io prima facevo, ne prendevo uno, se mi piaceva ne prendevo 10, poi ne usciva un altro e altri 10. Invece poi a un certo punto ho detto basta perché altrimenti devo uscire io da casa. Veramente buonissimo.